colui che ha avuto questa idea, questo pensiero, insomma, il fortunato, un nostro volontario, Pier Carlo Rosa. Scusate se vengo qua. Allora, innanzitutto un saluto a tutti, grazie di essere venuti stamattina tanti così a questa nostra festa. Io penso che oggi sia la festa, sia per me, per la città di Chivasso e per il Comitato della Croce Rossa di Chivasso. Dopo aver firmato l'atto notarile presso, posso orgogliosamente dire che da oggi il Museo Ferdinando Palassiano, cioè la collezione mia di Pier Carlo Rosa di 32.000 pezzi, passa ufficialmente al Comitato di Croce Rossa di Chivasso. Oggi posso dire di aver coronato il mio sogno, quello di aver avuto la possibilità di mettere a disposizione di tutte le persone che vorranno visitare il museo, degli studenti che vorranno fare delle ricerche per i suoi studi e perché no ai professori che magari hanno qualcosa nella nostra grande biblioteca le ha sfuggito. Voglio ringraziare chi fortemente ha voluto questo museo, l'allora ispettore dei volontari e oggi presidente il cavalier Bruno Borsano. Il dottor Nanni Micca, allora presidente del comitato. Il dottor Riccardo Martini, ex presidente della Regione. Un ringraziamento va dalle patronesse, alle sorelle, i volontari, il gruppo dei giovani, tutti coloro che mi hanno aiutato nel costruire il museo e sperando che mi aiutino ancora. Poi, come avete visto, tutto quello l'ambaradam che c'è fuori, è tutto un orgoglio per i nostri volontari. Voglio inoltre ringraziare il curatore del museo, il dottor Claudio Santa Croce, perché senza di lui forse il museo non sarebbe bello così. Prima ho citato per la città di Chivasso, io penso che sia un orgoglio avere nella città di Chivasso un museo, terzo in Italia e forse il primo per documenti cartacei. Penso che, questo l'ho già detto, il comitato Credi Chivasso per avermi dato la priorità di aver allestito questo museo. E per ultimo voglio ringraziare mia moglie Giuseppina. In tutte queste mie ricerche. Grazie Giuseppe. Allora, giustamente la commozione di Pier Carlo, perché è un lavoraccio il suo, ha tirato su questo, come lo chiama lui, ambaradam, e siamo orgogliosi di quello che ha fatto. A questo punto io direi di procedere con quello che è discorso da buon volontario, devo continuare a leggere quello che ha scritto lui, quindi giustamente sono un volontario, e seguiamo l'ordine, il programma, e io direi, siccome siamo in una grande casa, una grande famiglia, di ascoltare prima di tutto, per chi è possibile in piedi, due inni, l'inno nazionale, ovvero l'inno di Vaveri, e l'inno della Croce Rossa. Grazie a tutti. Thank you.
doveroso, è stata un po' lunga, ma era doveroso perché siamo in casa della Croce Rossa, quindi era giusto ascoltare l'inno, il nostro inno nazionale e anche l'inno di Croce Rossa. A questo punto, seguendo il programma, dunque, doveva esserci anche qualche autorità del comune, qualche autorità a livello ufficiale, non ci sono, quindi passiamo direttamente alle autorità di Croce Rossa. Lascerei la parola al nostro presidente Bruno Borsano. Tanto per cominciare chiedo scusa. Allora io ringrazio tutti voi per aver partecipato, per essere presenti in questa giornata italiana che è il dottor Palasciano. Volutamente, come sempre, ringraziare per primo che cosa facciamo, che non lo realizziamo, l'autore, ma il merito che è quell'idea che è donato dalla terra napoletana, locale di chi ho il merito a Palasciano. E per me è un onore il museo, poter dire che il museo è che è nato un anno fa e che ringrazio anche fortemente ha voluto e ha voluto l'ascendente della famiglia Palasciano che oggi ha voglia essere qui a onorarci nello stesso tempo. Grazie Giancarlo, grazie Fina, grazie a tutti voi. Quello che non siamo capaci noi italiani a fare. Abbiate pazienza, io dovevo leggere, e la leggerò subito dopo, la lettera pervenuta dal nostro presidente, avvocato Rocca, ma per qualche motivo si è volatilizzato. Comunque, a questo punto la leggiamo dopo. Inviterei il mio presidente regionale, il dottor Calvano, a portarci un saluto e dirci... Grazie a voi, benvenuti, grazie al presidente dell'Associazione Palasciano che rivedo dopo tanti anni in una veste diversa e ci ha accomunato 30-35 anni fa l'attività nei giovani della Croce Rossa e ricordo come lui abbia favorito e creato i presupposti perché la gioventù in Croce Rossa potesse essere quella che oggi è e qui a Chivasso per esempio è gran parte della struttura attuale e una potenzialità per il futuro. Ma subito il grazie va però, l'avete già detto, l'avete fatto, io voglio insistere su questo. All'insegna dei grandi del passato, voglio dirlo con senza retorica ma in maniera sentita, noi abbiamo di fronte persone che hanno speso una vita, un'esistenza per coltivare ovviamente un proprio obiettivo, una propria passione. Ma la circostanza che poi questa attività sia convogliata e venga rivolta a favore della Croce Rossa non era affatto scontata. Croce Rossa non sempre ha dato dimostrazioni, dobbiamo dircelo, siamo fra noi, di essere al meglio nella cura della propria storia, della propria memoria, dei percorsi che sono stati fatti per arrivare fin qua. E quindi è abbastanza, come dire, inconsueto che... su questo versante, poi siamo bravi a fare tantissime cose, ben chiaro, però su questo versante si dia credito e si dia fiducia alla nostra associazione perché anche si occupi di questo aspetto. Noi in Piemonte dobbiamo, oltre a questo importantissimo risultato, annoverare tante attività che hanno tentato, mirato, esplorato i campi del passato e che hanno prodotto dei risultati importanti, pubblicazioni, volumi, una ricerca minuziosa e arrivo al punto la volontà, la determinazione con le quali tutte le persone che hanno in termini decenti governato questo comitato locale e i collaboratori ci hanno messa tutta perché questo fosse non uno delle tante iniziative che vengono fatte e che poi perdono di consistenza ma una cosa importante da consolidare. Il museo è questo, il museo di Chivasso è questo e oggi si arricchisce però di un importantissimo elemento che è stato detto, io voglio sottolinearlo, di un vero e proprio negozio giuridico che attribuisce alla Croce Rossa di Chivasso la gestione di questo materiale, di questo
importantissimo repertorio di memoria, di storia, che grazie a Piercarlo Rosa e ai suoi collaboratori oggi noi possiamo considerare acquisiti dalla Croce Rossa Italiana. Quindi grazie di cuore a Piercarlo anche a nome della Croce Rossa della Regione. E questo è il saluto. Poi voglio lasciarvi questo pensiero. Chivasso ha dato la stura a tante idee, una per esempio è quella di realizzare qualcosa che non sarà questo ovviamente, ma sarà anche è un altro modo di radicare memoria e passato. Anche a Torino stiamo cercando di organizzare qualche cosa che possa raccogliere cimeli eccetera, che si attiverà in collaborazione con questa struttura per fare in modo che la rete di riflessioni sul passato sia sempre più ampia e venga tramandata. Perché facciamo questo? Solo fine alla ricerca della memoria già sarebbe importante, già sarebbe sufficiente. Io questo voglio lasciarvi dal punto di vista di chi in questo momento sta rappresentando la Croce Rossa a livello regionale, ma credo che la rappresenti ai vari livelli dal punto di vista istituzionale. Noi possiamo guardare al passato e alla memoria sotto tanti profili. L'associazione ha, Bresciano ha i suoi obiettivi, voi qui presenti avete altri interessi. Io vi lascio questo, noi dobbiamo guardare al passato, alla figura di Bresciano e alle altre figure che sono la nostra storia, dal mio punto di vista, applicando quello che i giuristi chiamano la teoria dei controlimiti, cioè queste persone e la ricerca, l'interpretazione, la volontà di capire il passato ci deve servire a, lo dirò anche l'avvocato Rocca che aveva scritto la lettera che leggeremo, ma come dire, l'interlocuzione è importante, ci deve servire a capire se il percorso che la Croce Rossa sta facendo oggi e farà domani è quantomeno in linea con quelli che sono i presupposti e l'etica che noi abbiamo acquisito grazie ai precursori e ai fondatori. Questo intendo dire, cioè la ricerca del passato ha un obiettivo in sé che è quello storico, ma anche una dimensione diversa, e cioè fungere da argine, da limite a quelli che possono essere, non dico che lo siano oggi, voglio essere chiaro, ma il rischio è sempre immanente, e delle fuoriuscite del nostro percorso, che non è a tutto piano, che non è una vasta prateria, è un percorso che ha sue regole, suoi comportamenti e una sua etica. Se noi ragioniamo e ci muoviamo nella logica, che non è necessariamente una logica strettissima, è una logica da ponderare, da riflettere, da valutare, alla luce di quelli che sono stati gli insegnamenti dei grandi che sono passati, questa è una garanzia per avere un buon futuro. Quindi lo leggo da questo punto di vista, ed è da questo punto di vista che non solo agli storici, non solo agli appassionati, io consiglio e suggerisco a tutto piano di rivolgere la memoria, l'impegno alla memoria e al passato della Croce Rossa Italiana. Grazie a voi. Grazie Tonino. Nella impossibilità di partecipare alla manifestazione che sarà organizzata il prossimo 11 giugno a Chivasso, ove il museo del Comitato di Chivasso Croce Rossa Italiana sarà intitolato Ferdinando Bresciano, sono ad esprimere, a nome del mio personale e dell'associazione tutta, i migliori auguri per questa importante iniziativa, che ci vede ancora una volta tutti riuniti e concordi nel ricordare uno dei precursori dell'idea di Croce Rossa. Gli oggetti, i documenti, i francobolli, le cartoline e tutto ciò che riporta il logo della Croce Rossa sono un prezioso veicolo per diffondere le idee e i principi del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. È importante perciò che questa raccolta di oggetti divenga patrimonio comune e non esclusivo di pochi, in quanto testimone della nostra comune storia, della storia della CRI e dell'evoluzione del movimento internazionale. La nostra gratitudine va al volontario Piercarlo Rosa, socio dell'associazione Bresciano, che ha affidato la propria collezione privata al Comitato CRI di Chivasso. Ringrazio inoltre il presidente di Chivasso, ma sono tardi, che ospiterà tale collezione nella locale struttura museale. Infine, un ringraziamento a quanti, a vario titolo, contribuiranno al successo dell'evento. Cordiali saluti, avvocato Francesco Rocca. A questo punto...
punto, allora andiamo avanti con quello che è il nostro programma e chiamiamo qua, diamo la parola al professor Paolo Rossi, presidente dell'associazione. Se no non mi vede nessuno. Allora, un cordiale, veramente cordiale saluto a tutti. E vi confesso che quando un anno e mezzo fa, pensate, io ero in cima a una montagna, mi chiamò Rosa per parlare di questo suo progetto, e rimasi un attimino perplesso, perché mi sembrava una cosa, anche perché non conoscendolo di persona, mi sembrava una cosa talmente bella, talmente reale, che lì per lì mi lasciò un attimino perplesso. Poi, parlandoci, sono venuto qui a Chivasso, ho visto e ho capito che non era un ghiribizzo di un attimo, era una cosa ponderata, pensata, e la cosa, lasciatemelo dire, è grandiosa, perché tutti i collezionisti, e ve lo dice uno che è presidente di una associazione di collezionisti, si tengono stretto il francobollo, la cartolina sbagliata col timbro a destra invece che a sinistra, pensano di avere dei valori, è come quando uno compra il tappeto persiano, dice questo vale, poi lo vai a vendere e non ti danno niente. Il fatto che un collezionista decida di cedere la propria collezione e metterla a disposizione di tutti, perché finché queste cose stanno nel cassetto, hanno una visione limitata. E la cosa che è bella, che mi è piaciuta, perché adesso si fanno tante sulla Prima Guerra Mondiale, ci stanno decine e decine di musei che riguardano armi, baionette, mazze, ferrate, cose per offendere, e sono pochi i musei come quelli della Croce Rossa dove si raccoglie del materiale che è fatto proprio per l'operazione inversa, cioè quello di aiutare, aiutare le persone a soffrire e possibilmente guarirle. Quindi anche questo, pensiamoci un attimo, è una cosa straordinaria. In Italia ci sono poche situazioni di questo genere. E poi, lasciatemelo dire, io ho una simpatia per Palasciano per tanti motivi. Intanto perché era piccoletto come me, e quando è stato condannato a morte il re Borbone disse: ma che male può fare sto piccinillo, perché era piccolino, e gli commutò la pena di morte in fortezza. E poi perché qualche mese fa, casualmente, passeggiando per Roma, mi è venuto in mente una parrocchia di Trastevere dove sono stato battezzato, e sono andato, c'era un fraticello lì, e ho chiesto il mio atto di battesimo. Era di pomeriggio, quello è andato lì, mi ha tirato fuori il mio atto originale di battesimo, e ho scoperto di chiamarmi Fernando oltre che Paolo, che non è Ferdinando, ma insomma un po' ci si avvicina dal punto di vista musicale. Quindi tutta questa serie di cose mi ha lasciato ben sperare, e per quello siamo qui. L'associazione si è mostrata disponibile, ma d'altra parte, senza l'aiuto di Chivasso, del presidente di Chivasso, di tutte le strutture della Croce Rossa, saremmo riusciti a fare ben poco. L'associazione regala al museo, ora non più a Piercarlo, ma al museo, una cassa di medicazione, adesso non so bene, ma è una cosa molto bella che vedrete quando verrà inaugurato, aperto sul museo. E più di questo, il nostro entusiasmo è tanto, è ripagato, e un abbraccio veramente, un abbraccio particolare a Piercarlo, perché ha saputo dare una lezione a tutti. Ha detto: quello che è mio è anche vostro, è a disposizione. Prima ha detto: se c'è uno studente che vuole venire a approfondire, questa, ragazzi, è una cosa stupenda, perché i nostri studenti a volte per entrare nelle biblioteche devono portare la carta d'identità, la carta di credito e il timbro qui è libero, uno viene, studia, guarda e possibilmente arricchisce. Ditelo ai vostri amici, colleghi: guardate che la Croce Rossa sta raccogliendo quel materiale. Se tu c'hai la cartolina mandata dal bisnonno, dal fronte, sì, lo puoi conservare, però se stai in un museo è ancora meglio.
Vi ringrazio e speriamo che vada tutto bene, soprattutto che non diluvi. Grazie. Diverse idee avute, quindi tutto l'ambaradano, detto da lui, il museo, le cartoline, tutti i vari reperti storici, ha pensato anche un'altra cosa. Ogni anno questo museo della Croce Rossa di Chivasso vuole dedicare e soprattutto omaggiare un particolare personaggio di Chivasso, del Chivassese, che si è distinto in ambito medico, insomma in qualsiasi ambito della vita lavorativa o della sua vita sociale. Quest'oggi abbiamo la fortuna di avere con noi un reduce di Mauthausen. Abbiamo il dottor Marcello Martini. Sofferenze delle persone, noi lo facciamo sempre in tante occasioni nella vita quotidiana, vogliamo farlo quest'oggi nei suoi confronti, ringraziandola dell'esperienza, ringraziandola della sua presenza qui quest'oggi e di quello che rappresenta per noi. Deve rappresentare un cemento per tutti quelli che riflettono e pensano a quello che è stata la nostra vita nel passato e le persone che hanno più sofferto in circostanze drammatiche come quella che deve essere stata la sua. Grazie di cuore da parte nostra. Sono veramente commosso per questa cerimonia, di questo contributo, questo riconoscimento che avete voluto darmi, anche se diciamo, non ho fatto niente di particolare, salvo essere stato catturato tanti anni fa, il 9 giugno, quindi del 44, quando avevo 14 anni, ero staffetta partigiana e riconosciuto, credo di essere il più giovane partigiano d'Italia e anche sicuramente il più giovane deportato politico. E sono stato appunto a Mauthausen e dove ho passato il mio compleanno da 14 a 15 anni. Non so come ho fatto a sopravvivere, proprio non lo so, però nonostante tutto ce l'ho fatta. E ora sono quasi 50 anni che sono in Piemonte e quindi da Chivasso avevo tanti amici purtroppo che sono mancati. Te no, io no. Te no. Insomma, erano degli amici sinceri, quindi ringrazio in modo particolare tutti i chivassesi perché proprio mi hanno accolto bene. Ecco. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie a voi. Ok, allora siamo quasi all'inizio di una relazione. Una relazione che vede la partecipazione di molti personaggi, quindi io lascerei la parola al professor Vanni che farà da moderatore e per il momento da parte di Franco Cannone è tutto. Vi saluto. Grazie al Presidente di avermi invitato e grazie a Paolo Rossi di avermi invitato. Quindi io sono qui come lo storico nazionale di Croce Rossa e mi sono permesso di organizzare questa piccola tavola rotonda con il mio amico carissimo nonché collega, perché è ordinario di clinica medica all'Università di Bari, io sono professore emerito di chimica medica all'Università di Firenze, e di sorella Messere,
che è una C-Scri, quindi è una mia allieva di storia della Croce Rossa e della medicina, che ha studiato a fondo Ferdinando Palasciano. Quindi guardate, questa è, non dico una lezione di storia, ma è sicuramente qualcosa che mi assomiglia. Ecco, quindi se c'è qualcuno che, al quale non piace la storia, è meglio che se ne vada, perché adesso parliamo di storia, parliamo di Ferdinando Palasciano dal punto di vista storico. Qui è stato detto tante cose giuste, però noi seguiamo a studiare questa figura perché, come sentirete da sorella Messere, poche erano le realtà storiche precise su Ferdinando Palasciano. A questo punto noi dobbiamo abbracciare, perché chi è conservatore della memoria storica è un bel merito della patria e della nazione e del mondo intero. E questo della fratellanza universale, non pensate al benché minimo correlazione con il nazionalismo, perché la Croce Rossa è internazionale prima di tutto, pacifista, e poi è profondamente legata a un umanitarismo che nasce dal Cristo sulla croce, perché Dunant l'ha scritto al Papa Leone XIII e ha ricevuto la sua benedizione, e questo è incontrovertibile dal punto di vista storico. La Croce Rossa è laica, ma si rifà a principi che sono i principi del cristianesimo, del Corano e di altri testi grandissimi del passato, dove si è avuto pietà per il misero. E mi dispiace che i giovani che erano qui presenti, ah ecco, bravi, ci siete, perché io parlo soprattutto per voi, noi un po' queste cose le sappiamo, ma voi dovete rendervi conto che la Croce Rossa è la più grande, è la prima vera grande idea umanitaria laica della storia. E quello che sta facendo adesso nei confronti, e qui mi riallaccio al discorso del Presidente sui migrantes, è opera di Croce Rossa, è opera sacrosanta, e noi siamo meritori di fronte a tutte le nazioni e a tutto il mondo per andare a prendere questi disgraziati che vanno a finire in un cimitero che si chiama Mar Mediterraneo. Vieni, adesso dimmi te. Basta così, devo dire io. Questo è un libretto prezioso che sta nel museo, dove c'è riportate le testimonianze dei nostri prigionieri in Austria che tornavano dalla prima guerra mondiale. Ecco, non per dire di male, perché Dunant ha detto tutti fratelli, c'era anche qualche un altro che l'aveva detto 2000 anni prima, ma tutti fratelli, ha detto Dunant? No! L'han detto le donne di Castiglione, le donne lombarde, che vedendo che Dunant non faceva distinzione nelle divise di assistenza, allora hanno esclamato, sì, va bene, tutti i fratelli hanno dato da bere, hanno tamponato le ferite austriaci, a francesi e a italiani. Questo, ecco, qui io lo devo dire perché non mi riesce... essere lontano dalla storia. Noi abbiamo trattato i prigionieri austriaci molto, ma molto meglio di quello che è risultato. È vero che l'Austria era in ginocchio e morivano di fame anche gli austriaci, questo è vero, e noi stavamo meglio perché dietro avevamo le potenze alleate che ci sostenevano,
però questo è un volumetto che assomiglia molto, erano anche lì a Mauthausen, e questo primo Mauthausen del 15-18 assomiglia, non è così terribile come l'inferno della seconda guerra mondiale, ma si avvicina molto a quello, ecco. E qui c'era mio zio a Mauthausen nell'aprile, ma poi allora vita di famiglia. Bene, bene. E io però ti voglio allora dare per il museo. Il professore, quando è venuto nel mio archivio, voleva che le regalassi l'originale, ho detto, e no, ti faccio una bella fotocopia. Lui è molto furbo, altrimenti non avrebbe collezionato 32.000 pezzi da museo. Ecco, perché io l'ho detto, ma così è come... No, è una battuta. Lasciamo andare. Sì, no, no. Allora, questi sono tre libri che abbiamo scritto noi, diciamo così, del gruppo nazionale di storia della Croce Rossa e della Medicina. Qui in sala ci sono tante persone, voglio citare la dottoressa Ottaviani, voglio citare Marcello Cinotti, poi voglio citare sì, fabbricatore, ma di nome Fabio, e poi Fabio, Lucia, e così via, e questi sono piemontesi, ti fanno nome. C'era Fava, poi è scomparso, non lo ricordo. Io sono pratese, Io sono pratese. Ah, bene, io sono fiorentino. È nato allora, periferia di Prato. Bene, benissimo. Ho l'impressione che oggi andremo a mangiare alle 2. Allora, questa è una prima scoperta. Il souvenir di Solferino che viaggiava in Italia fino a che non siamo arrivati noi è quello del Comitato Internazionale Croce Rossa del 1959, la traduzione italiana. Non è vero. Un certo Zanetti, Luigi, ne ebbe il diritto di autore della traduzione italiana direttamente da Dunant nel 1863. Allora, questa piccola Italia che era nata il 17 marzo 1861, questo piccolo primo regno sabaudo d'Italia, è stata tra le prime potenze a riconoscere, molto prima di Santa Romana Chiesa, per esempio, l'importanza della Croce Rossa a livello internazionale e poi l'importanza della famosa convenzione che crea il diritto internazionale umanitario nel 1864. Questo esce nel febbraio del 63 ed è bellissimo, ne abbiamo fatto un facsimile, conservalo nel museo e fallo leggere a quei ragazzi che si iscrivono in Croce Rossa e non sanno che cos'è la Croce Rossa. Si iscrivono in Croce Rossa pensando di iscriversi a una qualsiasi onlus che fa dell'umanitarismo, ma non è così. Siamo stati i primi e restiamo i migliori anche in mezzo a tutte queste pattume che in questo momento ci circondano. Pattume. Chi è che ha detto nel bene? Il presidente Calvano ha detto, mica tutte sono rose e fiori. Oh, per carità di Dio! Io adesso che sono arrivato alla storia della seconda guerra mondiale, quasi quasi ho deciso di smetterla di studiare la storia della Croce Rossa, perché si va male, cari signori, si va male. E se c'è speranza perché siamo arrivati a un punto tale, a una boa che gira, per cui forse ci riusciamo a rifondarci e a creare invece gloriosa. Per quello che ne so io, fino alla prima guerra mondiale è stata un'epopea gloriosa. E mi fa piacere vedere, anche se la Croce Rossa è una, mi fa piacere vedere qui le patronesse piemontesi con ancora la loro uniforme storica. Perché ciò che è storia. E è chiaro che siamo una sola associazione e c'è un solo comitato centrale, quello di Roma, perché l'abbiamo voluto così fino dall'inizio,
merito dei milanesi, che se lo potevano tenere, ma erano così grandi che dissero no, se diventa capitale Roma, il comitato centrale di Croce Rossa deve stare a Roma. Altro che la Lega, scusate, altro che la Lega, altro che la Lega, tutti fratelli. Allora, è uno. Poi, questa è la storia del comitato internazionale, l'abbiamo tradotto, sono 5 volumi, questo è il primo, che va da Solferino a Tsushima. Sapete, Tsushima è una battaglia terribile dove i giapponesi fecero fuori la flotta russa nella guerra russo-giapponese del 1904-5 eccetera, e ci sono i primi crimini di guerra contro la Croce Rossa perché i giapponesi affondarono una nave ospedale russa. È vero che la convenzione sulla guerra sui mari del 1907, quindi ancora qui non c'era, però c'era la convenzione internazionale del 64 che faceva saldo la struttura sanitaria, gli ospedali eccetera eccetera, ma quelle erano navi. Questo è il modo in cui la cattiveria umana rigira le cose e crocifigge i martiri, E questo, l'ultimo, è la neutralità dei feriti, che un allievo di Mazzoni, che era un grande chirurgo amico di Ferdinando Palasciano, volle pubblicare alla fine del Novecento, ma questo fa parte della nostra tavola rotonda. Vedete, la neutralità dei feriti. L'abbiamo voluto ripubblicare insieme all'amico Giuseppe Palasciano, perché questa è la difesa, questo è il pilastro centrale che dice alla Croce Rossa: guardate che la neutralità non l'ha inventata Henri Dunant, e qui c'ha ragione il Presidente, non l'ha inventata Henri Dunant, ma l'ha inventata Ferdinando Palasciano. E siccome questo è l'argomento della tavola rotonda che io dovrei presiedere, ecco, questo è un libro fondamentale che tu conserverai insieme a quest'altro per i giovani, soprattutto coloro che vogliono entrare in Croce Rossa. Grazie. Grazie professore. Prego. Questa lunga chiacchierata vorrei offrire al professor Manni una medaglia d'argento che abbiamo fatto coniare appositamente con l'effigie di Palasciano. Sì, ma ora allora adesso chiamo il professor Giuseppe Palasciano e la sorella Messere, che vengano a questa cattedra dalla quale ci dispenseranno il pane della storia con gli studi, perché sono tutte e due, anche Giuseppe Palasciano è uno studioso. Io penso che, come vogliamo fare? Due anni di ricerca che, dico subito, non è finita, per me non è ancora finita. Non è una ricerca che va a ricalcare ancora tutto quello che è stato scritto negli anni di Ferdinando Palasciano. Guardate, di Ferdinando Palasciano è stato scritto tanto, tanto, se guardate in internet c'è scritto tanto, ma c'è scritto tanto per tradizione, ci sono tanti, come si dice adesso, ci sono tanti, troppi copia e incolla, frasi, pensieri che vengono presi e trascritti da un'altra parte. La ricerca vuole andare ad approfondire quello che era un po' di più il vissuto di Ferdinando Palasciano, avendo come obiettivo, che lui voleva, ma che per quello che dico non è ancora finito, che io trovassi il verbale in cui si condannava Ferdinando Palasciano dopo l'assedio di Messina. Quello sarà il mio prossimo intento, è un grosso intento, non so se ce la farò, però mi darò da fare. Intanto vi dico alcune notizie, alcune curiosità che poche volte vengono dette.
Le due fotografie che vedete come presentazione sono già due fotografie che di solito non trovate, perché sono alla Biblioteca Nazionale di Napoli. L'unica datata è quella sulla sinistra, in cui si vede un palasciano a tre quarti del 1865. È già un professore ben rinomato in tutto il mondo. Attenzione, in tutto il mondo, perché ci sono scritti in americano, ci sono cataloghi americani che riportano tra i chirurghi italiani Ferdinando Palasciano con tanto di indirizzo a Napoli. Quello di destra non si sa la data. Allora, questa ricerca nasce da questo documento. Questo documento è nell'archivio di Stato di Napoli, nella succursale di Pizzo Falcone, dove vengono tenuti i documenti militari. Perché sono andata a Pizzo Falcone? Perché mi sono detta, Palasciano era un militare, quindi magari c'è qualche cosa là, e c'è qualche cosa là, c'è un suo fascicolo personale. Questo fascicolo personale io non l'ho scoperto, l'ho solo tirato fuori. In questo fascicolo personale ci sono delle cose fondamentali. Allora, prima di tutto si legge che lui ha servito nell'esercito borbonico, da cui poi verrà fuori, diciamo in mal modo, possiamo dire così, con astio, perché la vicenda la sapete, insomma. Comunque in questa pagina è scritto che l'unico esercito in cui servì fu quello di Napoli e borbonico. In questa parte è importante una cosa, leggere questa data, che servì l'esercito a tutto il 31 dicembre 1849, e da che anno? Dal 1837. Signori, dal 37 al 49 sono quei 12 anni di cui alcuni studiosi che poi hanno riportato, insomma, dicono: ma non si sa che cosa fece Palasciano. Eccolo qua che cosa fece. Fece il militare, oltre ad avere già delle lauree, perché voi sapete che si laureò per prima cosa in veterinaria già nel 37. Prima in veterinaria, poi in... prima in belle lettere, in veterinaria e poi in medicina a Messina. Mi dispiace che non si vede bene la fotografia, però che importante sono le date 37, 38, 38, 40 e 44. E di queste date viene dato dove è in servizio. Parte dall'ospedale di Capua, poi viene riconosciuto come militare, reggimento, ospedale generale. Il tutto si ferma al 44, però lui esce dall'esercito nel 49. In questo documento viene descritto con dei voti, possiamo dire, no? Vedete, condotta ottima e via dicendo. Vi faccio vedere un po' meglio. Perché insisto sulle date? Tra l'altro, dietro a questo documento c'è riportata questa frase. Questa frase dice che, ristabilitosi in salute, torna e serve con zelo la cura dei malati. Quindi la domanda sorge, a me è sorta spontanea: allora Palasciano è stato malato? Quando? Di che cosa? Però non l'ho trovato, non è riportato da nessuna parte che è stato malato e di cosa soprattutto. Tra l'altro ho cercato questo tenente colonnello, eccolo qua, era il maggiore di piazza Domenico Giardina, che era a Capua. Questo è nell'almanacco reale delle due Sicilie del 1840. Quindi vedete come un documento può portare a tante ricerche collaterali. Volendo si può andare a cercare chi fosse questo comandante, dove abbia servito e via dicendo.
Perché ho detto sono importanti le date? Perché le date mi hanno permesso di andare a cercare in, scusate sempre la fotografia, in queste opere. Voi sapete che Ferdinando Palasciano dirigeva una rivista che era l'archivio di chirurgia pratica, praticamente è questo. Allora, se andate in internet vi troverete che l'archivio di chirurgia pratica di Ferdinando Palasciano è un'opera di 5 volumi. Signori, sono 18. Sono 18 e mi vanto di averne letti fino adesso 15. Ci vuole un applauso, scusate. Perché non averne letti 15? Perché sappiate che è una cosa massiccia, veramente. Sì, è proprio una cosa terribile. Tra l'altro questo è il piano dell'opera che lo stesso Ferdinando Palasciano fa nell'ultimo.